Sarebbe morto disidratato dopo giorni di vomito e diarrea, ma non è escluso fosse anche malnutrito. Solo l'autopsia stabilirà le cause del decesso del bimbo di 4 mesi di Gravina, morto venerdì scorso. A disporla Francesca Romana Pirrelli, sostituto procuratore della Repubblica di Bari, che sulla vicenda ha aperto un'indagine per accertare eventuali responsabilità. Infatti il piccolo, quando è stato portato dalla mamma al pronto soccorso dell'ospedale di Gravina, era già in stato comatoso. Sull'accaduto indagano gli uomini della squadra mobile coadiuvati dai carabinieri di Gravina. Dai primi accertamenti, comunque, è emerso che la famiglia del piccolo di 4 mesi viveva da tempo in un grave stato di indigenza. Fra l'altro, la mamma, una 23enne ragazza madre, ha precedenti. Durante una perquisizione nella sua abitazione erano state trovate alcune dosi di sostanze stupefacenti.